Ciao a tutti, siamo qui in diretta dal Bookstock Village, dove si è appena conclusa la riunione di redazione con Mario Calabresi, il direttore della stampa. Allora, signor Calabresi, cosa l'ha spinta? Vabbè. Ciao direttore al massimo. Ciao direttore, allora. Cosa ti ha spinto a venire qua al Salone del Libro ad aiutare noi bloggers nel nostro lavoro di redattori? Ma intanto la curiosità di vedere i ragazzi dei licei, delle scuole medie e vedere che tipo di interessi avete, che cosa vi piace, quanto per vedere anche, ci sono molti luoghi comuni che ci dicono ah oggi ragazzi tutto quello che ha a che vedere per esempio con la carta, il libro non gli interessa più, guardano solo internet, e volevo vedere e ho scoperto che invece c'è molta più interesse e curiosità di quanto pensassi anche per i libri, anche per la carta. Allora, lei è un uomo che comunque da direttore di un giornale conosce bene la società e il mondo in cui viviamo. Se dovesse fare un paragone con la storia, in che epoca vivremmo adesso? Mamma mia, che domanda difficile. In che epoca viviamo? Devo dire la verità, io magari possiamo trovare delle similitudini su delle cose. Per esempio, noi abbiamo vissuto un periodo in cui c'è stato l'Occidente predominante, con l'America predominante come è stato nel periodo dell'Impero Romano, e oggi la vediamo un po' declinante, vediamo emergere altri mondi. Quindi declinava l'Impero Romano, crescevano altri mondi fuori dai confini dell'impero, arrivavano i barbari, eccetera, eccetera, e oggi possiamo pensare che crescono altri mondi, come cresce la Cina, come cresce l'India, soprattutto l'Asia. Però penso una cosa, che ogni momento storico, il fascino di ogni epoca è quello che poi alla fine in realtà è nuova, è diversa, è di come se la costruiscono gli uomini e le donne di ogni periodo storico. Grazie. Adesso una domanda forse un po' più semplice e credo abbastanza scontata, come ci si sente ad essere il direttore della stampa? Non so che effetto l'ha fatto entrare per la prima volta, non so, con, diciamo, il pensiero di dover ricoprire questo ruolo. Ma guarda, appena sono diventato direttore della stampa avevo una grande, come dire, eccitazione per quello che andavo a fare, eccetera, eccetera, ma anche molta paura. Cioè, arrivi la prima riunione e pensi adesso tutta la responsabilità è sulle mie spalle e questa è una roba che, come dire, ti suda le mani, ti viene una certa ansia e poi ti abitui a conviverci. Una cosa che ho cercato di pensare però è di tenere, come dire, la mia curiosità, la mia freschezza, il fatto comunque che sono il più giovane direttore d'Italia mi ha fatto dire ma non è che però allora adesso devo diventare, siccome sono direttore devo diventare uno tutto serio, tutto così, no, cerco di mantenere soprattutto la mia curiosità di andare in giro, che è il motivo per cui sono venuto da voi stamattina, ieri e verrò ancora. L'ultima domanda, avrebbe qualche consiglio da darci, magari anche ai nostri spettatori, noi che vorremmo magari diventare un giorno dei giornalisti? Ho già detto la parola curiosità 20 volte in questa intervista. Allora, di essere curiosi, di studiare, perché bisogna studiare, di curare le cose e anche per capire il mondo di oggi di imparare anche due lingue. Questa è una cosa importante. Se uno parla bene l'inglese e poi magari impara qualcos'altro, lo spagnolo, il cinese, un'altra lingua è un modo per riuscire a capire il mondo, perché il mondo oggi è così incrociato e così globale che saper parlare le lingue degli altri penso che sia molto importante. Grazie mille.